A volte mi chiedo cosa ne sarebbe di queste montagne senza i pastori, senza i vaccari, no? Come si dice qui da noi. In qualche modo io sono convinta che i pastori e l'agricoltura di montagna tiene la montagna viva, ma sono anche dei custodi della montagna. Quando c'è anche un interesse economico, tra virgolette, un interesse ai fini di un'azienda, c'è un occhio anche di preservazione per la montagna, quindi tutto questo fa vivere sì l'economia, ma fa vivere anche i paesi delle nostre montagne, questi piccoli borghi. Si combatte l'erosione fisica delle montagne, si combatte l'imboschimento aggressivo, ma si combatte anche l'erosione demografica, si fa in modo che dei giovani restino in queste valli, in queste montagne, in questi piccoli borghi, a creare dell'economia, a creare vita, per fare in modo che non vengano abbandonati del tutto. Oggi ovviamente facciamo riferimento alle grandi metropoli per la vita, per la nostra vita e per anche un discorso di valutazione di benessere dell'uomo e del benessere della vita, diamo dei riferimenti che sono molto lontani da questo tipo di vita, ed è pericoloso perché questi riferimenti ci portano ad abbandonare questi luoghi, che nel caso mio è la Valle di Comino, ma è la storia un po' di tutta la montagna del nostro paese e anche del mondo. Io credo che queste zone possano essere in qualche modo salvate, cioè al momento abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché ci sono tanti figli di pastori, no? Che sono rimasti a fare questo lavoro, quindi c'è ancora un po' di vita sulla montagna, no? Quello che doveva essere il passaggio negli anni 2000, dove c'è stato un po' uno stravolgimento di questo lavoro, delle norme di questo lavoro, poteva in quel modo, no? Fare da spartiacque tra chi veramente voleva portarlo avanti e chi invece poi ha dismesso le aziende. Sicuramente è stato forte anche l'impatto della DOP, del pecorino di Picinisco, che in qualche modo ha preservato la lavorazione del formaggio, ma poi tutta la pastorizia, il pascolo, no? E le razze autoctone, quindi un disciplinare molto ricco. Ma quello che è importante fare non è preservare solo l'economia delle aziende agricole, dei pastori, ma tutto il contorno. Sicuramente il turismo lento, diciamo così, il turismo interessato può dare una mano a questi territori, perché può creare delle microeconomie, ma deve esserci un po' l'attenzione e il concerto di tutti, no? Deve essere anche interesse delle amministrazioni locali, deve essere interesse appunto degli agricoltori, ma anche degli abitanti nel vivere queste zone e non farle morire. Quindi io penso che abbiamo adesso l'opportunità di sfruttare una serie infinita di situazioni, ma molto dipende da noi, da quello che riusciremo a fare, quindi nulla cade dall'alto. Credo che poi debba esserci indietro un progetto, no? Da realizzare, e quindi sarebbe veramente un peccato perdere questa occasione.